Ci siamo sentiti per concordare il titolo, non avevo capito che era un titolo così provocatorio, dovendo fermarmi per insomma, imbastire questo momento, ho colto che davvero c'era dietro questo gioco di parole, la relazione con il padre, la madre di ogni relazione, c'era qualcosa davvero di grande e significativo. E allora vorremmo vedere insieme, poi avremo anche un momento di coppia o personale, per indagare se c'è una relazione che davvero è madre di altre relazioni. E credo che la prima cosa che ci dobbiamo dire è se davvero la relazione con Dio può essere così significativa da chiamarla madre di altre relazioni. Perché? Perché è vero che qualcuno dice che la relazione con Dio è come l'acqua nella quale si muovono i pesci e quindi ci si accorge quando questa cosa manca, i pesci sono lì a boccheggiare. Ma di fatto un autore che si chiama Don Armando Matteo, oramai 11 anni fa, scrisse un libro che vi consiglio di leggere da genitori, che si chiama La prima generazione incredula. Denunciò questo fatto. Noi diciamo che i giovani, i bambini, non hanno più riferimenti di fede, che vivono serenamente senza un'esperienza di fede. Ma qual è il motivo? Perché sono più cattivi di altri tempi? Perché la generazione è cambiata, quindi sì, quella volta noi invece eravamo bravi ragazzi, o semplicemente perché non hanno mai visto i loro genitori al di là dell'esortazione morale vai a messa o vai al catechismo, non hanno mai visti pregare, per esempio, oppure hanno percepito che le loro parole vai a messa, magari ti accompagno e ti scarico lì, vai, tu sei un bambino, poi io sono grande, e di fatto, siccome il bambino non è scemo, si accorge che per i suoi genitori l'esperienza di Dio non è significativa. E allora fa tutta un'analisi per dire, in fondo, i giovani che oggi diciamo non avere questa esperienza di fede, di fatto nascono in famiglie che magari a parole dicono vai al catechismo che tanto male non ti fa, ma siccome abbiamo imparato che le medicine, se non fanno bene, possono fare male e quindi è meglio non prenderle, allora è meglio non andare. È meglio non andare. Ma a fronte di questo vorrei farvi anche porvi un'altra questione. Oggi ci svela il rapporto del Censis appena uscito, gli italiani sono una popolazione che si fida poco degli altri, e vi leggo i dati statistici. La domanda era questa: di solito ci si può fidare degli altri? Cioè, il rapporto è diviso per categorie di persone, quindi gli imprenditori dicono di solito no. Percentuale 34%, di solito, scusate, ci si può fidare degli altri, di solito è bene non fidarsi degli altri, 66% gli imprenditori. I disoccupati, quindi arrivo dall'altra parte delle categorie di persone, cioè i quadri dirigenti e i disoccupati, per i disoccupati ci si può fidare degli altri il 21%, è bene non fidarsi degli altri 78,6%. Perché dico queste cose? Perché se noi diciamo che c'è una relazione madre che in qualche modo determina tutte le altre, io metto in questione che ci possa essere una relazione. Perché, scusatemi, non pensiate che con Dio siamo tutti bravini e poi tra voi o col collega invece cambiamo modalità relazionale.
Noi abbiamo un imprinting relazionale che usiamo con il marito, con la moglie, con Dio, con i figli, cioè siamo sempre noi, non siamo schizofrenici. Quindi non possiamo far finta di non sapere queste cose. Se postuliamo che c'è una relazione madre, devo proprio postulare che ci sia, uno, una relazione con Dio. E oggi pare che, appunto, quest'autore dice che siamo una generazione che questa generazione incredula è nata non ostile a Dio. Vi ricordate la morte di Dio? Dio è morto, Guccini. Oggi Dio, cioè quando un giovane sente parlare di Dio gli viene in mente subito il barbone di Bin Laden, la guerra al terrorismo e cose simili. Tant'è che almeno noi cristiani dovremmo sempre specificare di quale Dio parliamo, perché già un padre della Chiesa del IV secolo diceva: usatelo poco quel termine, perché è un contenitore che rischia di avere dentro delle cose che sono un po' pericolose, meglio non usarlo il termine Dio. Pensate, noi invece, noi siamo discepoli, quale Dio? E i nostri giovani ci buttano davanti, i vostri figli tra un po' di anni vi butteranno davanti queste domande. Quindi, primo. Secondo, ci si può fidare degli altri, perché in una relazione io non è che ci sto, cioè la relazione madre, cioè postuliamo proprio, ha senso una relazione? Tanti vostri amici ritengono che siete un po' matti a sposarvi. E se usciamo dalla logica che noi siamo i bravi e gli altri sono tutti stupidotti, e proviamo a starci dentro anche lasciandoci mettere in questione, diciamo: oh, ragazzi, ma è dura, cioè è dura amare quella lì o quello lì sul serio, non è che poi sono proprio tutti matti, cioè è dura stare dentro una relazione, perché oggi davvero è difficile fidarsi degli altri. Noi, credo, o meglio, voi non lascereste i vostri figli a chiunque. Oggi per venire qui ho preso un treno, cioè ho preso vari treni, e nell'ultimo avevo bisogno di andare ai servizi, però ero da solo e ho detto, c'era il treno già nel binario, mi sono tolto le cose, ho detto: lascio qui o aspetto che arrivi uno e poi gli chiedo? Perché non è che subito entriamo in fiducia. E quindi la teniamo lì, perché è una questione, non si può parlare di una relazione madre se non accettiamo questa sfida del fidarci di qualcuno. Le scienze umane ci testimoniano che il figlio nel piangere fa l'esperienza della fiducia, perché quando piange qualcuno arriva. Io conosco una ragazza, ormai una donna, era una delle ragazze, delle bimbe di Chernobyl che veniva negli anni 90 al mio paese, è stata adottata da una famiglia del mio paese e lei ha le corde vocali rovinate, quindi parla così, perché nell'istituto in Bielorussia piangeva e non veniva nessuno, e disperava e piangeva sempre più forte. È ovvio che hai un'esperienza di altro che relazione madre. La tua relazione madre è: non mi fido, perché se nessuno al mio gridare viene, di chi mi posso fidare? La seconda cosa che vorrei farvi notare nel rapporto Censis è questo dato. Come è la nostra percezione del futuro?
Perché voi sapete che ogni relazione in fondo è un investimento sul futuro. Il 69% degli italiani ritiene che il futuro sia un punto interrogativo, sia base di profonda insicurezza e incertezza. Il 17,2% ritiene qualcosa che va in peggio, qualcosa che va in meglio il 13,8%. Voi direte, ma cosa c'entra queste cose? Non dovevamo parlare di preghiera oggi o di... Però è così, cioè in una relazione se bene che vada inizio a entrare in relazione con uno di voi e capite che la relazione, ripeto, è qualcosa che mi spalanca al domani. Se io però in la mia postura davanti al domani dice incertezza, capite che io imposto una relazione con te nell'incertezza. Vediamo. O meglio, tanto so che mi freghi. Ci sto fino a quando gestisco. E ripeto, non è un giudizio, perché credo che queste questioni della società ci toccano. E se noi ci difendiamo sempre, non ci andiamo a fondo. Queste cose ci abitano. E quindi dobbiamo accettare di dover fare i conti con questa realtà qui, che non è sbagliata a prescindere, è il punto di partenza. Per questa ragione, a partire dalle cose che avete sottolineato, vorrei provare a vedere come l'uomo Gesù di Nazaret ha provato, o meglio, ha fatto esperienza di questa relazione madre con il padre e che cosa è voluto dire per lui vivere questa relazione dalla quale tutte le altre hanno preso in qualche modo forma. Capite che ci sono vari modi e è una cosa infinita. Io ho fatto questa scelta di campo. Non facciamo un testo, per cui vi chiederei di avere la Bibbia sotto mano e di adesso facciamo una galoppata, cioè ci prendiamo tutto il Vangelo di Marco e facciamo proprio un volo d'angelo, così vroom, e proviamo a vedere come non tanto l'esistenza in quel momento, in quel fatto, ma proviamo a dare un'occhiata a una presentazione dell'esistenza complessiva di Gesù, consapevoli che il Vangelo non è una biografia, ma è una lettura di fede della vicenda umana di Gesù, ma dalla quale si possono cogliere degli elementi luminosi che possono esserci utili per capire cosa vuol dire per noi, cosa può voler dire per noi avere una relazione che determina tutte le altre, cioè che è madre, è generatrice di tutte le altre relazioni. E che cosa vuol dire che questa relazione generatrice di tutte le altre relazioni è con il padre di Gesù di Nazaret. Anche qui non è un caso che l'ultimo documento che Papa Francesco ha scritto dopo il Sinodo dei Giovani abbia un numero, dice Dio è padre. Però guarda, caro giovane, io lo so che voi, che tu non hai una, puoi non avere un'esperienza buona di paternità. Sappi che Dio non è padre come tuo padre, ma Dio è padre in modo altro, perché altrimenti c'è chi di noi è più fortunato e chi di noi non potrà mai acciuffare l'amore di Dio, perché la categoria padre è stonata nella sua vita. Allora proviamo a vedere se davvero lui ha avuto una relazione madre e qual è il padre con il quale ha avuto questa relazione madre. Un gioco di parole per dire una cosa molto semplice. Partiamo proprio dall'inizio e svolazziamo nel Vangelo. Prima cosa, vedete, siamo al Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Prima cosa, Gesù è il figlio di un Dio che è padre. Teniamola lì perché ci fa comodo.
Poi, vabbè, c'è il fatto della presentazione di Giovanni che non ci importa, cioè che non mettiamo a tema, mentre mettiamo a tema il fatto che subito nel Vangelo viene presentato il battesimo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea, fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito, uscendo dall'acqua, le mamme sanno cosa vuol dire, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui, verso di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, che tradotto un po' meglio è: tu sei la mia gioia. Che cosa subito comprende il discepolo? Sapete che il Vangelo di Marco è il più breve, il più antico e il più usato nella Chiesa antica proprio per accedere al battesimo, che è l'esperienza di immergersi nel grembo, l'acqua, che ti rigenera e ti fa figlio di Dio. Oggi purtroppo non si capisce niente, perché i bambini vengono battezzati con un goccio di acqua nella testa. Una volta invece arrivavano nella grande piscina, c'era il diacono, il presbitero, con l'acqua qui, prendevano il bambino, di solito si faceva da adulti, si andava uomini di qua, donne di là, ovviamente, e poi, vum, uno, due, tre, entravi nel grembo e quindi venivi generato a figlio, perché se i segni non dicono è meglio non farli, quindi quell'acquetta lì possibilmente, insomma, andrebbe un po' proprio, non si capisce niente, va bene, comunque sorvoliamo. Gesù subito inizia a vivere, o ci è presentato come un uomo che ha una grande consapevolezza: la mia vita è dentro il grembo di Dio, io sono suo figlio, lo sono da sempre, lo sarò per sempre, tu sei il figlio mio, l'amato, sente questa voce: tu sei il mio figlio. E immediatamente dopo, guardate che cosa c'è scritto nel titoletto rosso: le tentazioni. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, dove rimase 40 giorni tentato da Satana. Vi ricordate quali sono le domande che pone Satana a Gesù? Sì. Esatto, ma come sono formulate le domande? Luca 4: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Qual è la domanda? Sarà che tu sei proprio figlio? Cioè, davvero sei sicuro di poter abitare una relazione così significativa che noi abbiamo chiamato madre? Ti puoi fidare davvero? Non è che sei una presa in giro? Se tu sei figlio di Dio, vediamo. E Gesù come risponde? Con la scrittura. Cioè, in qualche modo, Gesù viene tentato nella relazione centrale, gli resta fedele e, qualcuno ha detto, vive il Vangelo, agisce di conseguenza. Dio dice così, io faccio così, non faccio altro. Ma potresti, c'è fame, risolvila, prendi questa pietra, fai simsalabim e diventano pane. E alle volte avremo voglia di prendere le pietre e trasformarle in pane per sfamare. Gesù lo farà, ma non dalle pietre. Chiederà ai suoi discepoli di dare 5 pani e 2 pesci. Non è il metodo di Dio il simsalabim, perché non ci chiede nulla. Il metodo di Dio è la condivisione. Allora, ci sta nella relazione, è tentato in questa relazione. E poi, guardate cosa succede dopo, arriva in Galilea e inizia a predicare il Vangelo. Ed ecco, versetti 23 e 28, che incontra un indemoniato. Cioè, l'incontro con Gesù che cosa fa? Libera quest'uomo da qualcosa che lo ingabbiava.
e poi guarisce la suocera di Pietro. Cioè, questa relazione lo fa stare davanti agli altri in grado di liberarli e di prendersi cura di loro. Ma chi glielo fa fare, scusatemi? Cioè, non è che c'era scritto devi fare così. Cioè, noi leggiamo il Vangelo un po' con l'idea che tanto è così, ma chi, cioè, chi gliel'ha fatto fare a girare per la Galilea e a interessarsi di un indemoniato? Chi gli ha fatto fare di dire a sta nonnina, la suocera di Pietro, vabbè, ditemi dov'è e la tiro su dal letto? Perché faceva così? Sarà che quella relazione madre con il padre lo portava a vivere così? Perché se è così, allora vuol dire che è una relazione nella quale lui avvertiva profonda liberazione, cioè era un uomo libero e per questo non poteva sopportare che ci fosse qualcuno ingabbiato. Questo è il demonio, è uno che ti impedisce di fare ciò che vorresti e ti fa fare ciò che non vorresti. Vi ricordate San Paolo? Me è sfortunato, faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. Mentre Gesù, proprio perché vive questa grande esperienza di libertà, l'incontro con lui ti libera. Ripeto, non dobbiamo pensare che doveva essere così. È così perché ha vissuto così, ha voluto vivere così, come conseguenza di quella relazione. Si capisce? Posso andare avanti? Vedete come farò così, non mi fermo sui brani, spizzichiamo qua e là, però vorrei che non perdessimo la prospettiva della sua esistenza, ok? Poi a un certo punto arriva il momento nel quale guarisce la suocera, tutti i malati di Cafarnao. E a un certo punto, al mattino presto, si alzò, sono al versetto 35, quando ancora era buio, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ecco, c'è un momento nel quale Gesù ha bisogno di ricollocarsi dentro quella relazione, cioè ha bisogno di pregare. Versetto 35, il capitolo 1, è tutta una giornata ancora, non abbiamo passato il tramonto, ha bisogno di collocarsi, di rimettersi dentro una relazione, a dire che quel tu sei il mio figlio prediletto, noi quando leggiamo questo diciamo vabbè, ascolta, è lui, no, è il figlio di Dio, cioè guarda, cioè ti rendi conto? E invece il fatto che Gesù di continuo abbia bisogno di tornare a quella sorgente per risentirselo dire lo toglie dal quadro che è il Superman di turno, oppure l'Obelix di turno che ha fatto il pieno della pozione magica del druido, che non ne ha più bisogno perché lui è il figlio di Dio. Abbiamo scritto tomi di teologia così per dire che Gesù aveva la visione beatifica, che sapeva già tutto, che non aveva più bisogno di niente, sono fesserie. Non è vero. Certo, Gesù viveva questa relazione forte con il padre, ma perché se la cercava? Perché si prendeva del tempo per rimettersi. Scusate, voi non avete mai bisogno di stare tra voi? O siete sempre sul campo con i figli? Una sera al mese ve la prendete per voi due, vero? Ecco, fatelo. No, non si regge, non si regge. Ve lo dico con grande libertà. Io non si regge. Perché abbiamo bisogno
di queste relazioni gratuite che non esistono per fare delle cose. Abbiamo perso il gusto di stare, non è che non preghiamo più, cioè non sappiamo, ecco la dimensione umana di una cosa religiosa, non sappiamo più stare a fare niente se non passeggiare mano nella mano, lo dico per voi, io faccio in altro modo, c'ho il rosario. Perché? Perché io dalle relazioni ho, devo accumulare, devo produrre. E quindi tutte le relazioni, nelle relazioni ci sto per produrre, per avere profitto. E quella sera che sto con te, tu sei girata male o tu sei girato male, per me è una grande perdita di tempo, perché avrei potuto fare altro di più produttivo. Per esempio vedere un film che magari mi poteva aiutare a dire, eh no, perché Gesù si prende questo tempo? E le cose dopo avrete tempo, segnatevi. Ah, mi sono dimenticato una cosa: quando vedete delle parole significative, segnatevele, perché saranno il vostro argomento di condivisione. Quindi, per esempio, tempo gratuito, segnatevelo, uomini e donne, perché di solito le donne arrivano con delle sfide così, gli uomini nella ricerca delle sinapsi sono un po' più. Allora, capite che cosa vuol dire? Che abbiamo bisogno di uno spazio che è quello della preghiera, ma non perché bisogna pregare, dire le tot ave marie, no, è che io ho bisogno di stare con colui che è il mio padre, cioè è ricollocarmi dentro la relazione centrale, che può essere, per ora, che voi due dovete prendervi un po' di tempo per stare tra voi, prendersi del tempo per ricollocarsi dentro delle relazioni. È così anche con gli amici. È vero che ci vogliamo bene, è vero che, se ragazzi, ma se non ci invitiamo mai, non ci chiamiamo mai, ma cioè, l'umano è parte assoluta della dimensione spirituale. Posso dire una provocazione? Parlo con degli amici che non si vede mai, ma nel rapporto di coppia, piuttosto anche che con la relazione dei figli, è giustissimo quello che dice, bisogna prendersi concordo, però secondo me, parlo per la mia esperienza, si può crescere nella relazione se ci interfacciamo con Dio. E certo, migliore della relazione con, certo, il col tuo. Se, certo, tu ti fermi e vuoi crescere, anche se non fai, cioè, cresci con lui o con tuo figlio se tu ti sei fermato con, certo, Dio. Certo, questo è non. Certo, no. Perché vedo sulla mia. Sì, sì, assolutamente. Prendersi tempo anche per stare con Dio è determinante. Perché e farlo insieme, certo, assolutamente, sì, non sono in contrasto, sono. Capite che però dobbiamo imparare a stare, per capirci, parlando ai giovani della preghiera, è impossibile farlo se io prima non ti educo a una relazione gratuita con un altro, perché allora vai da Dio e lo spremi. E lo abbandoni subito perché vedi che a un certo punto non ha effetto. Invece la preghiera, qualcuno dice, autori spirituali dicono, è l'arte del gratuito. E c'è una bellissima immagine, la preghiera vera è uno scorrere di sabbia dentro il quale trovi qualche granellino d'oro. Però la sabbia non è spreco. E voi sapete, ci sono giorni che sono molta sabbia tra voi e qualcuno che sono pepite d'oro, ma non è che la sabbia non fa la relazione, anzi la cementa. E voi dite, oh, eh no, la sacra sabbia. Allora, andando avanti, assistiamo, guardate, sono al versetto 40 del capitolo 1,
vediamo di seguito tre guarigioni: il lebbroso, il paralitico e la chiamata di sto asinaccio che si chiamava Levi, che era un peccatore esplicito. Allora, ripeto anche qui, ma chi gliel'ha fatto fare a Gesù a stare in quella relazione lì? Cioè, a stare mentre un lebbroso gli corre dietro, Gesù si ferma. Sapete come facevano i lebbrosi? Avevano un campanello, dovevano suonare: scappate, scappate, arriva un lebbroso. Perché il lebbroso era un peccatoraccio che l'aveva fatta così grossa davanti a Dio che quello era ciò che si meritava. Pensate che non poteva neppure avvicinarsi al tempio, perché se no le prendeva. Se era così, è qualcosa di grosso, l'avevi fatto. Gesù invece vede questo lebbroso, non si scansa, resta lì. Il lebbroso gli si getta ai piedi, lui non scappa, resta, lo ascolta, gli dà spazio e poi lo tocca. Ma chi glielo fa fare? Di volere il bene di uno che tutti considerano la causa del loro male. Come fa Gesù a stare dentro quella relazione in quel modo? Se non perché, attingendo alla relazione madre con il padre, capisce che quell'uomo è degno della sua attenzione, del suo spazio. Cioè, quel modo di stare davanti a quel lebbroso è un atto profondamente religioso. Noi dividiamo, no? Atto religioso, preghiera, atto umano, far da mangiare. Pregare è importante, far da mangiare. Atto religioso, vado a messa o educo i miei figli alla preghiera. Atto, facciamo sport. No, quell'incontro è un atto che dice il cuore di quel padre che genera una relazione di quel tipo. È chiaro? E quindi lo stare con il paralitico, il guarire il lebbroso, chiamare Levi a seguirlo insieme agli altri, adesso non ho tempo di stare, ma voi dovete immaginare che quando Gesù ha visto quell'uomo e gli ha detto seguimi, Pietro, che teneva la cassa, ha preso i soldi e ha detto io a lui non glieli do, e poi ha detto se ha nei guai io uno così non lo voglio. Cioè, era come se dicessimo, dai, invitiamo qui la prossima volta la figlia di Totò Riina. Tu entra, dice, è la figlia di Totò. Tu dici, porca miseria, speriamo che non succeda niente. Ecco, era così. E Gesù non è che fa finta, cioè lo prende, dice, no, ma io voglio proprio te. Allora, Papa Francesco dice che siamo imbevuti della cultura dello scarto. Tutti i discepoli erano convinti che lui era meglio perderlo che trovarlo. Ma come fa Gesù a passare e a dirgli io voglio te? Guardate che bisogna essere speciali, eh? E allora sempre lì c'è una relazione che informa il modo di stare nel mondo. Cosa che è evidente nel capitolo 2, andando avanti, guardate solo i titoletti: la discussione sul digiuno, le spighe strappate, e capitolo 3, la guarigione di un uomo dalla mano paralizzati. Il tema è il sabato, che noi non capiamo, perché a noi la domenica cambia niente, è uguale agli altri giorni. Ma la questione del sabato per gli ebrei era una questione capitale. Cioè, il sabato non si lavora, buona, cioè Dio si è riposato, noi ci dobbiamo riposare, non si fa niente il sabato, è una roba grossa, no? Gesù strappa le spighe di sabato,
e dice che i suoi discepoli che hanno fame fanno bene a strapparlo. Viola il sabato. C'è un autore che dice che questo fatto per un ebreo era un'offesa tale come se uno davanti a tutti ti dà un pugno in faccia. C'è una cosa gravissima, non si può. È come dire che in una cosa pubblica dove tu sei l'invitato speciale, che tua mamma è una grande... Cioè, la sentiresti? Ecco, mutatis mutandis, una roba del genere. Bene, Gesù fa raccogliere le spighe e il giorno di sabato in sinagoga, tutti basabanchi là davanti, c'è un uomo con la mano inaridita, cioè una mano rattrappita, non si sa se per malattia o per incidente. Fatto sta che quell'uomo probabilmente dovrà mendicare perché non ha le possibilità per guadagnarsi il pane. Il giorno di sabato Gesù guarda nessuno, cioè non vede nessuno che si interessa di sto poveraccio, gli dice: vieni qui in mezzo. Silenzio di tomba e diciamo: vediamo cosa osa fare quello lì. Vieni qui in mezzo. Poi domanda a tutti, sono al versetto 4, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con incavolazione, sarebbe la traduzione, rattristato e incavolato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: tendi la mano. E sempre qui la domanda: ma che te frega se c'è un uomo con la mano paralizzata? Gesù, è sabato, ma che te frega? Cioè, dai, ma fatti i fatti tuoi. Cioè, ma che te frega? Uno. Due. E fallo di lunedì. Porca la miseria. Lo chiami di nascosto e lo fai lunedì. Dici: ti vengo a trovare. Magari di: guarda, farò una cosa buonina. Di a tua moglie che mi prepari un pranzetto. Siamo un 13. Allora, perché Gesù si incavola? Perché ha davanti gente che vive una relazione fasulla con il padre, che non è una relazione madre. Cioè, è la prima lettura della messa di questa sera. Puoi stare in sinagoga, guardate, l'avete detto benissimo, puoi andare a pregare quanto vuoi, andare a messa quanto vuoi, ma se io non vedo in te occhi di compassione, si vede che sei un cembalo che tintinna, non serve a niente. E Gesù resta stupito perché non capisce come mai quegli uomini che sono lì a pregare, cioè a mettersi in comunione con il Padre, non sentano il dolore del cuore del Padre davanti a quell'uomo che è condannato alla mendicanza. Come fanno? Non riesce a capire come si possa stare in una relazione e non volere quello che vuole lui. Ecco la relazione madre con il padre. È percepire il battito del suo cuore, che non può non in qualche modo entrare con il tuo. E avete presente quando c'è la musica alta che hai l'impressione che il cuore inizi a battere con la musica? Ecco, esattamente quello. Poi Gesù a questo punto è circondato dalla folla, siamo al versetto 7 seguenti. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui, e io mi dico: ok, oggi parliamo di crisi della Chiesa, eccetera, c'è poca gente nelle chiese, ma noi stiamo offrendo dei riti o degli incontri con un uomo così, o con una comunità che vive così?
perché oggi non è che è venuta meno la folla che cerca gente con questa compassione. Forse abbiamo trasformato l'offerta a Gesù Cristo in semplici riti per i quali si timbra il cartellino. Fatto domenica, tic, messa. Ma è questa la relazione madre? Cioè, è tutto qui Dio. Una robina di un'ora la domenica a mo' di sveltina, no? Perché poi dobbiamo fare anche fretta. Mi ricordo le prime volte, no, la prima messa che ho fatto a Imola, arrivo in questa parrocchia, c'era l'accolito, vado in fondo dietro l'altare, mi dice: Don, mi raccomando, erano le 8:30, mi raccomando, massimo 40 minuti. E dico: ah, intanto buongiorno, buona domenica, no? Tipo, due, se non cambia niente il presidente sono io, quindi stai pure al tuo posto. Terzo, possibile che la messa vale quanto è veloce? Perché se tu mi dai questo messaggio, è tutto qui. Cioè, l'obiettivo della messa domenicale è... Allora è il cartellino. Allora è questa roba qui. È un rito da fare. Vabbè, facciamo. Anche l'aspirina la prendiamo, no? E invece Gesù è circondato dalla folla che lo cerca, e la gente lo cerca e lo vuole toccare, tanto che deve prendere una barca per, come dire, per non essere soffocato. E allora, guardate, proprio in questo contesto, la notte sale sul monte, chiama i dodici a fare che? A stare in mezzo alla folla, a lasciarsi toccare, perforare. Se i discepoli non si lasciano toccare, sono un po' fighetti, perché hanno bisogno di... non servono a niente. L'odore delle pecore, direbbe Papa Francesco. Questa è l'identità dei cristiani. Gente che sta tra la gente, si lascia perforare, provocare, questionare dalle loro domande, dalle loro sofferenze. Certamente una cosa così rischia di far passare per matti. E allora vorrei leggere con voi un versettino che magari vi lascia un po' sorpresi. Siamo proprio al capitolo 3, versetto 20. Questa la leggete voi, così cambia un po' voce. Prego, versetto 20, 21 del capitolo 3. Chi legge? Veloci, dai, vai. A voce alta. Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla. Quindi capito, folla, chiamata dei discepoli, vai. Tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. I suoi chi? No. La Vergine Maria. Oh, ha pensato che quello lì era matto. È matto, è fuori dai coppi. È fuori dai coppi. Perché va bene voler bene a Dio, dai, su. Però, cioè, non esageriamo, mi raccomando. Cioè, stiamo nel seminato. È fuori di sé. A tal punto che anche lo accusano gli scribi e i farisei di agire in nome di Beelzebul,
E vorrei leggere adesso e non dopo, capitolo 6, versetto 4. Sentite se vi suona. Gesù disse loro, è tornato, vabbè, dopo lo vediamo nel suo complesso, ma mi sembra importante farvelo leggere adesso. Gesù è nella sinagoga di Nazaret, ci torna dopo tempo, predica, non lo rifiutano, e sentite cosa dice. Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato, attenzione, se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua, cioè tra i suoi familiari, parents. Gesù è disprezzato nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Attenzione. Perché? Perché quella relazione con il padre che informa la sua vita gli fa percepire normale, necessario vivere con quell'attenzione e quella cura. A tal punto da dire che la legge di Dio, il sabato, è in qualche modo meno importante della vita di quell'uomo con la mano paralizzata. E se va trasgredita una legge di Dio in favore dell'uomo, si può fare. Giovanni Paolo II, nel primo documento che scrisse all'inizio del suo pontificato, a un certo punto la descrisse così: l'uomo è la prima via della Chiesa, Redentor Omnis. Come fa a vivere così? La relazione. E poi, vabbè, velocissimi l'annuncio del regno, le varie parabole, e questa cosa bellissima che mentre è per via, siamo al capitolo 5, versetto 21, o meglio, il capitolo 5, c'è l'indemoniato Geraseno, questo disperato che incontra Gesù, si autoflagellava, si autolesionava, e dopo l'incontro con Gesù torna libero, vestito e capace di dominarsi e di stare in pace. A un certo punto un padre dice: la mia figlioletta sta morendo, viene a imporgli le mani perché sia salvata e viva, il versetto 23 del capitolo 5, e Gesù, senza soluzione di continuità, Marco dice, andò con lui. Quindi non dobbiamo convincere Gesù a venire, viene subito. Perché? C'è il fatto dell'emorroissa, presente, che è quella che gli dà il tocco al mantello, e Gesù cerca di capire cosa è successo, vabbè, è lei, e guardate, versetto 35, stava ancora parlando con l'emorroissa quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta. Sentite qua cosa c'è scritto: perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, abbi soltanto fede. Scusatemi, Dio non è disturbato dalle grida e dalle richieste dei suoi figli. Perché disturbi ancora il maestro? Tua figlia è morta, lascialo in pace. E la domanda è: ma può Dio essere in pace se una sua creatura è morta a 12 anni? E Gesù, allora, se ha il cuore che batte in quella frequenza d'onda, può stare lì? Mette la quarta, manda via tutti, entra in quella camera e prende per mano quella bimba. Non impone le mani, gesto religioso. Prende le mani, atto umanissimo,
l'unico atto che capiremo, o meglio, che vivremo tutti quando speriamo di avere qualcuno a fianco quando moriremo. Moriremo così, con qualcuno che ci tiene la mano. È l'atto base dell'umano, ed è per questo che gli innamorati si tengono per mano, perché è il gesto ultimo e il gesto base. E quell'uomo aveva la mano inaridita e loro facevano finta di niente, no, non si può. Quello che è successo a Nazareth l'abbiamo visto. Ce la fate altri 10 minuti? E Gesù vede arrivare tanta gente, ha mandato i suoi in missione. Quando tornano vede, vorrebbero stare un po' da soli, invece vede arrivare tanta gente, e anche lì i discepoli dicono: Gesù, cioè basta, abbiamo predicato, adesso mandali. E Gesù invece ebbe compassione: voi stessi date loro da mangiare. Siamo al capitolo 6, versetti 34 e seguenti. Perché dice ai discepoli: voi stessi date loro da mangiare? Perché in fondo chi prova a stare dentro quella relazione madre con il padre non può sentire un peso. La relazione con quella gente, e non può accontentarsi, come dire, di avere parlato. Scusate, voi sposi ce lo insegnate, e se volete fare festa all'uno, all'altro, ai vostri figli, alla persona che amate, come minimo li invitate a cena, oppure gli preparate qualcosa di speciale. Nelle nostre coppie a Bologna abbiamo, noi a Bologna diciamo così, siamo scarsissimi come missionari, però siamo bravissimi a tavola, e abbiamo delle sorelle di comunità, delle spose, che sono dei fenomeni, tant'è che i figli quando devono andare al ristorante sono nei problemi, perché sempre si mangia meglio a casa, ed è così. Ed è interessante che in una delle nostre famiglie il giorno del compleanno tu hai il diritto alla scelta del menù, cosa molto bella. E non è un caso. Cioè, come faccio a dirti ti voglio bene se non uso anche le cose? E infatti, quando si vuole dire bene, bisogna o l'anello o i fiori, perché non sono cose per aria, cioè fanno parte della nostra dimensione umana. E allora Gesù, che ha predicato tutto il giorno, non può dire dai arrangiatevi per la cena, perché l'amore o è esagerato e totale o non è. Cioè non si ama un po', o si ama tutto, o no? E allora questa relazione madre con il padre davvero penetra in tutto quello che Gesù fa e in qualche modo lo determina, fino a rendere quell'uomo qualcosa che scardina addirittura il modo di pensare Dio. Dio allora è uno che non solo ha cura di me, fino a venire nella stanza della mia morte, di quella bimba, dove tutti non credono che sia possibile un domani, ecco la relazione con il futuro che vi dicevo all'inizio, ma è uno che entra lì dentro, mi prende per mano
e dice no, è troppo poco che tu viva solo così. Tu sei molto di più dei tuoi 12 anni. Ed è troppo poco stare con voi solo per parlare. Non posso che volere mangiare insieme a voi. Ma scusatemi, chi resta a messa stasera? Cos'è che faremo dopo? L'abbiamo fatto diventare un rito. Porca miseria. Ma è una cena. È una cena dove, seduti all'unico tavolo, spezziamo il pane. Dove, seduti all'unico tavolo, ascoltiamo qualcuno che parla. Noi in comunità viviamo con migranti, questa è la caratteristica della nostra comunità. E le cose migliori succedono a tavola. Tante volte vengono famiglie, e i ragazzi che vivono con noi si trovano e lì culture diverse, lingue diverse. Adesso abbiamo 3 pakistani, uno della Guinea Conakry, 2 del Sudan e 1 dell'Eritrea. Non si capisce un tubo. 3 parlano urdu, 2 parlano inglese, 2 parlano francese, un caos che non vi dico. Però siamo lì e ci nutriamo tutti delle stesse cose. E respiriamo la stessa aria e guardiamo le stesse cose, abbiamo lo stesso sguardo. Questo è già Vangelo. Perché come faccio ad amarti se non voglio mangiare con te? Lo sapete bene, se il giorno di Natale vostro fratello o vostra sorella rifiutano l'invito dei vostri genitori al pranzo, che segno è? Che c'è qualcosa che non va. La prima cosa che facciamo quando non andiamo d'accordo è saltare i pasti insieme. È umano. Mangiare insieme è l'atto della comunione. Gli antropologi dicono, fanno partire la civiltà da 2 dati. Primo, la custodia del corpo dei morenti. La seconda è il fuoco attorno al quale si mangiava insieme. Arrivo alla fine. Saltiamo varie cose, dopo ve le vedete da soli, tanto la cosa l'avete capita. Sto semplicemente leggendo con questa chiave di lettura i vari brani del Vangelo. Perché qualcuno qui ha scritto a un certo punto, dov'è, nei momenti duri, serve fidarsi in particolare nei momenti bui. Proviamo a vedere, a testare questa relazione nell'ora dura. Non è che fino ad ora sia stato rose e fiori, perché gliele andate, cioè, quella cosa dell'uomo con la mano inaridita vale la prima condanna a morte di Gesù. Se voi leggete quel brano alla fine, e uscirono e deliberarono di metterlo a morte. Cioè, non è che ha scherzato, non è stato uno scherzo la vita di Gesù. Ed è per questo che sovente aveva necessità di andare a quella relazione da solo con il Padre per ricollocarsi dentro il senso di quella, di quell'esperienza. Ed è, ripeto, è per questo che noi abbiamo bisogno di stare da soli con Dio e da soli anche tra voi per ricollocarvi nel perché fate queste cose. E guardate, il tempo che passate insieme non è mai sprecato. Stare soli, fare una passeggiata, raccontarvi, davvero ve lo dico, prendetevelo un tempo al mese. Non è egoismo nei confronti dei vostri figli o della vita, è necessità, perché voi siete quella cosa lì, non siete altro.
abbiamo bisogno di stare un attimo tra noi, cioè avete bisogno di stare un attimo tra voi, perché voi siete quella relazione lì. E vivendo a stretto contatto con le famiglie nella nostra comunità, è 4 anni che siamo 2-3 missionari, adesso 4, e 5-6 famiglie, adesso 6. E abbiamo dovuto macinare sulle differenze anche di vocazione, e più ci andiamo a fondo, più comprendiamo che ciò che lo specifico, io ho dei fratelli e sorelle sposati straordinari, e il loro specifico non è il servizio di uno o dell'altro, ma è la loro vita insieme. E sempre di più comprendo perché la comunità fin da subito ha percepito necessario per l'annuncio del Vangelo chi vivesse nel celibato come uomo, chi vivesse nel celibato come donna, ma anche la famiglia insieme, non i due finti preti o suore o due individui, no, è la relazione della famiglia che viene. I voti io li vivo da solo, è la loro famiglia che mette a disposizione di Dio la loro relazione, e questo è il senso del sacramento del matrimonio. Cos'è che prende Dio? È la vostra relazione. Ma ogni tanto pesca e dice: oh, ma cioè non è tempo perso, è necessario. Fate una cosa in meno, però prendetevelo quel tempo, davvero. Vi faccio una confidenza. Alle volte, soprattutto l'anno scorso, era un momento difficile nella nostra comunità, c'erano cose che non riuscivano, è una nuova fondazione, quando iniziano cose nuove è tutto nuovo, devi provare, sbagli, si prova. E con la voglia di fare avevamo aperto vari fronti. Per la prima volta nella mia vita, non me ne ero accorto, mi sono accorto che fare una cosa in più era peggio che non farla. Mi spiego. E essere sempre su tutti i fronti è controproducente. È meglio non esserci che esserci così male. Mi ricordo una sera, ero andato a un incontro, ero disfatto dalle cose che avevamo fatto prima. Sono stato a quell'incontro e ho dovuto combattere perché dentro di me usciva il peggio. E se il sale perde il sapore, è finita. E a un certo punto ho pensato, era meglio se non venivo. Davo una maggiore testimonianza se non c'ero. Ed è così, credo, anche con i vostri figli alle volte. Cioè, è meglio... È meglio custodirsi, è meglio dire no, faccio una cosa in meno, però la faccio per chi sono e come sono. E allora, guardiamo Gesù in questa relazione, com'è, alla prova dello scratch, cioè avete presente la prova dei materiali, no? La prova di rottura, lo vediamo come sta dentro questa relazione nell'ora drammatica che lo prepara alla croce. Ma perché? Perché abbiamo voglia di... No, perché tanto ci passeremo tutti, che non è l'ora della morte, è l'ora dove percepiamo che non ha senso niente. Tutto questo dopo i 40 arriva, Poi arriva, mi hanno detto, anche dopo i 50, dopo i 60, quindi c'è sempre. Cioè ci sono dei momenti dove il vogliamoci tutti bene non tiene più. E ci sono dei momenti dove c'è la prova del... La prova... E allora qualcuno dice che il Vangelo di Marco è una descrizione della passione, morte e risurrezione con una grande introduzione. Siamo al capitolo 14. Gesù viene
consegnato e venduto, a tal punto, guardate solo i titoletti rossi, il resto viene, c'è un complotto contro Gesù. A un certo punto, bellissima la scena di Betania dove Maria unge i piedi di Gesù con unge Gesù con il vaso di nardo. È bellissimo Gesù che, mentre tutti dicono no, ma quella cosa lì serviva ai poveri, no? Magari no, non andiamo a cena fuori, questi soldi li usiamo per, ma spendili quei soldi per stare con tuo marito. Magari non andare, insomma, non è sprecato il prezzo dell'amore. E Gesù, meraviglioso, dice: lasciatela fare, siete dei rozzi che non capite che cosa. No, è vero, perché cosa vogliono? Qual è l'alternativa? È con quei soldi, 300 denari, facciamo delle cose. Ma basta valutare la vita con le cose. Quella relazione, Gesù dice, ho bisogno di quella dimostrazione d'affetto. E l'ha detto gente che, quando è stata ora di farglielo vedere, se ne sono andati. E di solito chi critica la gratuità dell'amore è gente che, quando è ora di farselo vedere, ciao. È insopportabile gente così. Sì, sì, ci vogliamo bene, e cioè, è per questo che vi chiedevo, ma come si vede? Perché noi non abbiamo, non viviamo di aria, scusatemi. Uno mi può dire 20.000 volte che mi vuole bene, ma se non lo dimostra, come faccio a capirlo? È meglio non dirle certe cose. E Gesù dice, lasciatela fare, cioè, ma Dio ha bisogno di quella cosa lì. Ma ci, noi diciamo che Dio è onnipotente, onnisciente, diciamo, non è vero che Dio non ha bisogno di niente, e noi invece facciamo a gara a essere le persone che non hanno bisogno, l'uomo che non deve chiedere mai, e oggi purtroppo anche la donna che non deve chiedere mai. Abbiamo sdoganato queste cose che dobbiamo essere sempre all'altezza, essere sempre su tutto, essere sempre su tutti i fronti, e l'alternativa, e la cosa è che fuori siamo grandi facciate, e poi l'uso degli ansiolitici in Italia schizza sempre di più. Miseria, ma siamo matti. Noi ci vergogniamo a dire ho bisogno. Qual è l'ultima volta che avete detto a vostro marito ho bisogno che tu, che stiamo un po' insieme, perché voglio stare con te, miseria? E voi quando l'avete detta a vostra moglie? Ci vergogniamo perché tiriamo fuori le nostre debolezze. Ma fatevi benedire, ma è la cosa più bella del mondo dire ho bisogno di te. Ma non vi scioglie uno, cioè uno, no, uno, tuo marito o tua moglie, che dice oh, cioè oh, io ho bisogno di te, cavoli. E noi abbiamo vergogna. Ma è da matti. Cioè, noi abbiamo bisogno radicalmente dell'altro. E Gesù che dice da quella donna, lasciatela fare, non capite un tubo, ho bisogno. Dio che ha bisogno, e noi invece vogliamo non avere bisogno di questa umanità, di questa... A tal punto, e l'ho accennato prima, andiamo avanti nei titoletti, che ha bisogno di celebrare l'Eucaristia con i suoi discepoli, questa cena dove dice non a caso questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Non dice questa è la mia anima, cos'è l'anima? Non si sa. Dice, cioè è una roba che mangi, che tocchi. È una cosa concretissima. E vabbè, se c'è chi lo tradisce, e in questo scratch, in questo
questo momento di tensione arriva l'ora della prova forte, il Getsemani suda sangue, ma cos'è in ballo? Cosa c'è in ballo? Una cosa molto semplice. Non era scritto da nessuna parte che Gesù doveva finire sulla croce. Scordatevelo, non doveva morire. E Dio, il Padre, non l'ha mandato qua a morire, per favore. Lì ha deciso tra due vie: o me la svigno e vabbè, accetto, come dire, di essere stata una brava persona, di aver provato ad amare, ma cioè quando il gioco si fa duro mi salvo la pellaccia, oppure se amare è amare fino alla fine, se dire l'amore fino alla fine, il cuore del Padre, è lasciarsi fare male, non mi fa paura. Credo che il suo amore in qualche modo sarà con me. E allora di lì inizia la, come dire, la catena senza fine della cattiveria che lo porterà sulla croce. Giovanni è così convinto di questa cosa che nel suo Vangelo l'inizio della passione è così. Dopo il Getsemani, che lui non descrive, arrivano i soldati, dicono: chi cercate? Gesù Nazareno. E lui dice: sono io. Cadono tutti per terra a dire che non sono loro che l'arrestano, è lui che si consegna. Cioè lui lì ha deciso, fedele fino alla fine a quell'amore, che l'amore è fino alla fine e che se c'è da dirlo fino alla fine, il cuore del Padre lo dice fino alla fine, accetta, non scappa. Cioè è disposto a dare la vita per dire fino a dove giunge l'amore. E lo crocifiggono, e mentre lo crocifiggono la gente lo insulta e gli dice: dai Gesù, se scendi ti crediamo. Ma non è il modo di amare di Dio, perché un Dio che scende dalla croce avrebbe obbligato tutti a credere, o avrebbe schiacciato tutti davanti all'evidenza totale. E invece l'amore, lo sapete, è sempre libero, lascia sempre liberi. L'amore non ti schiaccia, tant'è che noi avvertiamo come una violenza quando, superata la fase adolescenziale dove ogni 3 secondi ci si chiede: mi ami, vero? Mi ami, vero? E vuoi continue prove di affetto? Ci sta, è la test dell'amore. Ma quando l'altro ve lo chiede in modo esagerato, sospettate che c'è qualcosa che non va, perché l'amore non ti schiaccia, l'amore non ha bisogno di evidenze, cioè è concretissimo, ma non vuoi che l'altro scenda dalla croce, o se glielo chiedi troppe volte vuol dire che non ci credi, non ti fidi. E appunto alla vostra domanda: ma scusa, non ti basta, non è sufficiente, non ti fidi? Perché non ti fidi? E allora lui resta, perché non è preoccupato di salvare se stesso, ma vuole provare a dire fino a dove arriva quell'amore, anche quando non è capito. E sulla croce, notate, quelle parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato,
non sono il segno della disperazione, certo, c'è anche tutto il dolore, tutta la sofferenza, ma sono l'inizio di un salmo, e quindi in quel momento di dramma Gesù è ancorato ancora a quella relazione madre con il padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato, sono le parole del mio lamento. La mia lingua si attacca al palato. È il salmista che si sente invaso dalla vita, dalle sofferenze, avverte tutta la contraddizione di questa esistenza, ma a un certo punto Dio lo libera, e l'ultima parte del salmo è un canto al Dio liberatore. Tu hai ascoltato le parole del mio grido, tu mi hai liberato, sia benedetto Dio, ora e sempre. E non è un caso che un pagano che è a fianco a lui, il centurione, e sono al versetto 39 del capitolo 15, dica: davvero quest'uomo era figlio di Dio, è morto come figlio. Cioè quella relazione madre lo ha conformato anche nella morte. Gesù allora, e concludo davvero, è l'uomo che nella sua vita ha vissuto questa relazione madre con il padre, cioè una relazione con il padre che lo ha conformato a tal punto da liberare, curare, mostrare fino a dove arriva quell'amore. Amore, ed ecco la scommessa che è consegnata a noi, che non ti lascia nella fossa, ma che è la porta per la risurrezione. Guardate, se noi non capiamo questo nella vita cristiana, abbiamo perso la maggior parte. La vita cristiana, non è, la vita dei discepoli, meglio dire, non è una vita perché si fanno delle cose pie o poco pie, ma è una vita umanissima, vissuta nella fiducia che la vita di Gesù di Nazaret, che anche noi vogliamo, in fondo, alla quale vogliamo partecipare, a un certo punto, nell'amore totale, non viene perduta, ma per l'amore del Padre vive per sempre. E allora noi siamo posti davanti a questo bivio: posso fidarmi della vita di Gesù di Nazaret o posso dire chissà. Ecco, chi vive nella fiducia di Gesù, o meglio chi vive da discepolo, e può in fondo fare tesoro di ciò che ha vissuto lui. Vivendo così, si è accorto che a un certo punto, quando tutto era perduto, nulla era perduto. La risurrezione che cos'è? È che Gesù, se tu sei figlio di Dio, si accorge che davvero la sua vita è tremendamente nelle mani del Padre. E allora, vi ricordate quando Gesù, davanti a Lazzaro che muore, che è morto e dentro la tomba da 4 giorni, lo chiamano, Marta e Maria piangono, cosa fa Gesù? Cosa grida? Piange varie volte, in quei pochi versetti piange, e poi a un certo punto non ce la fa più e cosa dice? Vi ricordate? Togliete la pietra, Lazzaro vieni fuori. Scusatemi, non lo sapeva che veniva fuori. Cioè, se no è troppo facile, non avrebbe pianto, scusatemi. Cioè, il Vangelo va letto con intelligenza. Non è che ha detto: aspetta, faccio finta di piangere, poi di tanto lo so che tanto lo risuscito. Scusatemi, così è moncare il Vangelo. Quando Gesù ha gridato: Lazzaro, vieni fuori, ha creduto.
a quell'amore che ha fatto riaprire la mano al paralitico, all'uomo dalla mano inaridita, che quando gli ha detto alzati e cammina al paralitico l'ha tirato in piedi, quando ha detto guarda, vedi al cieco ha ripreso la vista, non lo sapeva prima, ma sapeva che c'è un padre che ha un cuore così, che non sopporta la vita limitata dei suoi figli. Ecco, la risurrezione è il padre che squarcia i cieli come nel battesimo e grida a Gesù, Gesù vieni fuori. Ecco, noi abbiamo due modi di vivere, o mi fido di quel grido o no. La vita di Gesù è stata una relazione con quel padre di cui si è fidato e ha fatto in modo che quella relazione fosse madre di tutte le altre. E allora possiamo dire che Gesù è maestro della relazione con il padre. E non è un caso che risorto dica ai suoi di tornare in Galilea. Cos'è la Galilea? È la vita dei nostri giorni, la vita degli alti e bassi. La Galilea è la Galilea delle genti. Cosa può mai venire di buono da Nazareth? È la Galilea. Non dice dai adesso che siamo risorti stiamo a Gerusalemme che è il luogo della capitale, il luogo del tempio. No, 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 è il luogo degli... dove si continua a sbagliare, il luogo delle nostre fatiche, ma è anche il luogo dove possiamo rileggere tutto senza censure, alla luce di quella novità che è la risurrezione, e dunque tutta la vita che abbiamo vissuto, la vita ordinaria, la vita con le nostre fatiche, i nostri bisogni di perdono, le nostre... ripeto, i nostri alti e bassi, trova senso perché lì è possibile ricominciare. E concludo, davvero concludo, con una preghiera che un grande uomo che ha fatto della sua vita, era un pazzo furioso, un soldato che negli anni fine 800 voleva, insomma, fare avventure, a un certo punto ha incontrato il Signore Gesù e Charles de Foucault ha deciso di stare tra i Tuareg nel Marocco per vivere la totale condivisione con loro, senza fare granché se non vivere la fraternità e vivere questa relazione madre con il padre. A un certo punto della sua vita dà voce a Gesù e scrive così: Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia in me, io ti ringrazio, sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero nient'altro, mio Dio. Rimetto la mia vita nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, poiché tu sei il Padre mio. Preghiamo. Signore nostro Padre, in Gesù hai mostrato come è possibile vivere la relazione con te. Manda su di noi il tuo Spirito, perché anche le nostre vite personali, di famiglia, di comunità, sappiano raccontare il suo amore per il mondo e sappiano percorrere le strade della storia, consolando chi è nella sofferenza, liberando chi è oppresso e raccontando l'esagerazione del tuo amore, perché tu vivi e regni nei secoli dei secoli.